mister, sconfitta 4-1 contro Casale, si poteva presumere che fosse stata difficile. Vi siete rientrati in partita dopo il gol di Melavo, poi il rigore vi ha tagliato di nuovo le Ma che era difficile, è una squadra che giovane, che è costruita per salvarsi, che gioca contro una squadra allestita per vincere il campionato, e con tutte le situazioni che ci sono era più difficile ancora, perché chi pensava, potesse pensare che Casale venisse qua in modo rimesso, oppure dimesso, scusa, in modo così leggero, si sbagliava di grosso. Io sapevo che per tanti motivi in queste situazioni, quando ci sono delle situazioni difficili tra la società e i giocatori, purtroppo i giocatori così vengono, diciamo, motivati a fare una partita importante. Loro, dal punto di vista, così poi magari in queste zone, come dico sempre io, magari molti non sono abituati a vedere certi giocatori, certe squadre, secondo me neanche sanno chi sono. Quindi vorrei solo dire che Martin l'anno scorso giocava nel Palermo. Abbiamo dei giocatori che l'anno scorso magari giocavano in eccellenza, quindi c'è un po' di squilibrio e anche così da un punto di vista della qualità iniziale. Ovvio che una squadra che si deve salvare non può iniziare in quella maniera lì, che due palle buttate in mezzo prendiamo due gol, e poi ovvio diventa più difficile, perché poi sei obbligato a sbilanciarti, a giocare in modo non in linea con la partita che dovevi fare. La partita che dovevi fare era quella di cercare di contenere e sfruttare gli spazi così. La scelta di Koulibaly iniziale è stata fatta proprio per quello, che poi si è rivelata sbagliata, perché io poi non ho problemi a dire quando magari si sbaglia, bisogna dirlo. Quindi penso che in quella situazione lì non siamo riusciti a fare quello che avevamo in mente, cioè con Koulibaly o il giocatore che giocava alle spalle, cioè davanti a Menabò, doveva buttarsi negli spazi e ovviamente cercare di fargli male su qualche spazio lasciato alto. Ma non siamo mai riusciti a rubare palla bene in una certa situazione, per poi così. Sono stati un po' timorosi, non siamo stati quelli delle ultime partite. Penso che chi ha visto le partite precedenti col Ticino, Vado e altre, e così a Caronno, così oggi la squadra ha fatto una partita diversa dal solito, però come dico, venivamo da risultati importanti consecutivi e tutto, e una sconfitta col Casale si poteva anche, diciamo, mettere in preventivo, per Un passo indietro me. No, rispetto ad Astri. no, secondo me no. No, No. una sconfitta, le sconfitte fanno sempre male dal punto di vista dei punti, però questa ci può far capire che se non hai quella fame, quella determinazione che ci contraddistinto in partite come Pondonna, Scarronese e altre, Ticino e tutto quanto, fai fatica. E capisco anche che giocare sempre, però bisogna capire che giocare sempre al massimo, a 1000 all'ora, senza mai sbagliare, è difficile per tante partite. Questa squadra, nessuno lo dice, ma nelle ultime 11 partite aveva fatto 20 punti, con una media di 1,85 a partita, una media playoff. Ovvio che magari molti non lo scrivono, perché magari nei giornali si è più impegnati, ognuno secondo la sua zona, si è più impegnati magari a parlare, che ne so, che il Centallo ha vinto, che il Salice ha Erano cambiato maglia, quelle cose lì. Quindi si perde di vista quello che la squadra della città, del paese, mi viene da dire, più che città, sta facendo, e magari si evidenzia delle cose folli, ma questo non lo dico perché voglio che si parli di me, ma della squadra, di una squadra giovane, di una società che ha una linea precisa, e anche quando fa bene, così sono convinto che però domani verrà scritto, mercoledì verrà scritto su qualche giornale un bel titolone che abbiamo perso, capisci? Magari non verrà scritto dopo 7-8 giornate, ma verrà scritto che abbiamo perso i caratteri cubitali, quindi cioè così poi. Stavo recuperando l'altro, magari mi ero perso la cronologia delle partite, ma erano 5 partite che non prendevate gol, o Esatto, sbaglio? 4, 4, 5, Sì. sì, quindi anche quello, però non è mai stato E scritto, Casale, non è mai io ho stato, scritto, io ho tu l'hai scritto. scritto, È stato tu a Casale mio. lo scrivi, qua a Fossano non lo E scrivo, Casale compenso non domani, mercoledì scriveranno che è abbiamo preso stato. 4 gol, eh? È stato.
stato scritto. Perché... Piccolino, a differenza di molti titoli così, ma non è polemica, perché lo dico in modo ironico, non con te, perché so che non è il titolo, non lo fai te, lo fa qualcun altro che magari oggi è vedere Carrù, Margaritese, quello non vedi. San Sebastiano. Esatto, qui è? San Sebastiano. Ah, San Sebastiano, quindi oggi eravamo in scena a San Sebastiano, quindi uscirà un bel articolo, si darà valenza a quelle cose, ma va bene così, non è che qua sembra che il Fossano faccia la prima categoria e altri la serie B. No, ma tutta parte erano due squadre che facevano fatica, no, voi meno avete fatto qualche gol, il Casale faceva fatica a far gol e ne prendeva pochi, voi non ne prendevate nessuno, e invece è venuta fuori una partita aperta. Sì, sì, però... Ma te l'aspettavi così aperta o...? No, non me l'aspettavo così, me l'aspettavo aperta ma non così, l'aspettavo come volevo, come l'ho preparata, con questi... inserimenti di Koulibaly, poi siamo sempre lì, poi c'è anche chi dice ma perché gioca Koulibaly? Perché Koulibaly è quello che ci ha fatto vincere a Pondonna giocando in quel ruolo lì davanti e ha spaccato in due il Pondonna, ci ha fatto vincere, nel senso è stato uno degli artefici di quella vittoria lì e quindi era giusto, non dico dargli una possibilità perché non è che ho bisogno di dare possibilità a Koulibaly, ma era giusto premiarlo oggi in quella maniera lì, poi non siamo riusciti a fare determinate cose, quindi le responsabilità sono ovviamente mie e non della squadra. Secondo tempo siamo stati meglio in campo, abbiamo giocato di più, abbiamo fatto un 2-1 e poi però tutti errori, se uno sta a vedere, grossolani. Secondo me tutti i regali nostri, non voglio togliere merito al Casale per quello che ha fatto, perché dal punto di vista del palleggio e quelle cose lì, ha fatto la partita, però una squadra che si deve salvare, noi per dire, abbiamo avuto squadre che ci hanno messo più in difficoltà dal punto di vista della forza fisica, della prestanza atletica, ci hanno pressato di più su certe situazioni offensive in area e abbiamo retto. Oggi, ripeto, abbiamo preso due gol che sono da esordienti, diciamo così, cioè due distrazioni. Il primo, due che giocano di posizione invece che andare in marcatura e poi gli altri uguale, cioè con troppa facilità abbiamo preso gol in area, cioè sta palla che arriva in area, anche la seconda che saltiamo vuoto, l'altro dietro la stoppa e tutto quanto, è troppo facile. Ripeto, per fare quattro partite e non prendere gol, non fai così, fai diversamente. E i ragazzi questo lo sanno. E il rigore non parliamone, è un'altra ingenuità, perché crossa dalla bandierina in mezzo a due, sta palla passa invece di marcare, siamo a due metri, invece lì bisogna marcarlo. Quindi oggi, diciamo, da quel punto lì, siamo stati meno aggressivi, meno sull'uomo come in altre situazioni. E abbiamo pagato caro, dicevo ai ragazzi, che la differenza tra la media delle prime 17 partite, 0,65, e la media delle ultime 11, 1,80 di media, quindi la media playoff, è dovuta a questa differenza. La differenza che in quelle partite là, come oggi, prendevamo una marea di gol perché dopo un po' ci sciogliamo, siamo giovani, non così. Nelle altre partite invece no, quindi da quel punto di vista lì è quello il segreto, non c'è nessun segreto particolare, la differenza è l'atteggiamento sull'avversario, la marcatura, le cose che abbiamo sempre fatto e oggi non abbiamo fatto.